Ben ritrovati con Trentino più Salute, riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'influenza A. La scorsa settimana abbiamo capito meglio di che tipo di influenza si tratta e come risponde la sanità trentina. Ma qual è il quadro aggiornato della situazione qui in Trentino e quali scenari possiamo prevedere? Lo scopriamo in questa puntata di Trentino più Salute. Nella prima settimana negli ambulatori dei distretti sanitari si sono vaccinate in media circa 250 persone al giorno. Le vaccinazioni vengono effettuate anche negli ospedali per il personale sanitario dipendente e nelle case di riposo per il loro personale sanitario. Infine, i medici di famiglia, pediatri e medici di medicina generale vaccinano i loro assistiti che rientrano nelle categorie a rischio. Le notizie di cronaca ci raccontano quotidianamente di nuovi casi di ricoveri per influenza A e a volte anche ci raccontano di casi di decesso. Ma qui in Trentino i pazienti ricoverati come stanno? Sentiamo. Nella nostra esperienza adesso qualche bambino ricoverato l'abbiamo avuto, anche bambini di età molto piccola dove c'è la preoccupazione che il virus possa determinare una malattia più grave. In realtà o siamo stati particolarmente fortunati o effettivamente abbiamo confermato quello che è un andamento benigno della malattia. Non è stato necessario attivare nessun farmaco, neppure l'antivirale, tranne che in un paio di occasioni e in tutti i casi l'esito è stato assolutamente favorevole con la dimissione in pochi giorni. Addirittura in qualche ora per qualcuno. Io terrei a sottolineare il fatto che una volta che c'è l'indicazione ad arrivare al pronto soccorso, il bambino arrivi accompagnato da un solo genitore o da un solo accompagnatore, perché l'iperafflusso di persone al pronto soccorso di per sé causa poi la diffusione del contagio. Quindi è bene limitare l'accompagnatore ad una persona soltanto. Un'altra situazione che va sottolineata è che noi siamo pronti anche ad avere dei percorsi dedicati per bambini che hanno patologie croniche e che possono accedere al pronto soccorso per motivi anche diversi dall'influenza. In tal caso sono stati stabiliti alcuni criteri di protezione rispetto a questi bambini per evitare che, messi a contatto con bambini con la febbre e con potenziale influenza, possano contrarre il contagio. Quindi effettivamente noi abbiamo già dei protocolli operativi. Sull'argomento influenza A ne sentiamo ogni giorno di tutti i colori. Da una parte c'è chi minimizza, dall'altra chi dipinge scenari quasi apocalittici. Ma cosa possiamo ragionevolmente prevedere? Sentiamo. La cosa che si può ragionevolmente prevedere è che nel giro di 6-8 settimane si arrivi al picco dell'epidemia e poi dopo alcune altre settimane, in genere 3-4 settimane, l'epidemia si esaurisca. Questo di solito è l'andamento tipico di un'influenza. E per chiudere l'argomento influenza A non potevamo dimenticare le cosiddette buone abitudini, ma la gente le conosce? Sentiamo. Le buone regole da adottare per combattere l'influenza A? Innanzitutto il cibo buono, poi il vestirsi in maniera corretta a seconda del momento in cui c'è. Se per caso si dubita che venga il sole o la pioggia, portarsi dietro qualche cosa, ma dalla testa ai piedi proprio anche le scarpe. Tante volte si va in giro con delle scarpe leggere. Quali sono le regole per la prevenzione? L'igiene. Ad esempio? Le solite storie, le mani, eccetera, eccetera. Le regole è lavarsi le mani, arieggiare la casa e usare i fazzoletti di carta. Lavarsi soprattutto le mani, tossire riparandosi la bocca e avere in borsa il gel disinfettante. Quando c'è uno starnuto, cosa bisogna fare? Fazzoletti e togli subito una bustina perché non viene il raffreddore. Mi sono fatta così. Dottore, noi diamo sempre i consigli per chiudere. Le cosiddette sane abitudini di fronte all'influenza, quali sono? Le sane abitudini sono quelle che ormai dovrebbero essere note a tutti, cioè
il lavaggio delle mani abbondante e frequente. Abbondante intendo dire prolungato nel tempo, non nella solita sciacquatina di 10 secondi. Una bella saponata, mani sotto l'acqua, lavare ripetutamente, avere l'accortezza di non sternutire, non tossire in ambiente, ma sempre proteggendo la bocca. Se non si ha a portata di mano il fazzoletto, immediatamente rilavarsi le mani. Cercare di evitare il luogo particolarmente affollato, perché lì è ovvio che il passaggio di qualsiasi cosa che si possa trasmettere per via respiratoria è ovviamente pronto e disponibile.